Innanzitutto un ringraziamento a tutti i vignolesi per la fiducia accordata che aumenta il senso di responsabilità verso la cittadinanza tutta. I progetti sono tanti, molteplici, li abbiamo illustrati nel corso dei nostri incontri pubblici in un programma articolato. Partirei dall'area di San Martino, il nuovo centro sportivo a cui abbiamo partecipato a un bando nazionale Piccoli Comuni. La riqualificazione naturalistica del laghetto di San Martino, anche qui abbiamo partecipato a un bando Fondazione Compagnia San Paolo, qui stiamo aspettando le risposte per il primo entro fine anno, per il secondo addirittura entro luglio. Riqualificheremo il cimitero monumentale attraverso la riqualificazione e il recupero al restauro artistico dei colombari, progetto che in fase di approvazione aspettiamo l'ok da Sovrintendenza di Novara. Sulla parte sentieristica stiamo investendo attraverso il progetto Area Omogenea Regione Piemonte, anche qui percorsi cicloescursionistici che andranno dal Torrente San Giovanni, dove nascerà un parco fluviale, una spiaggia per disabili e una sentieristica che metterà in collegamento il Torrente San Giovanni, che in sponda a sinistra è comunque Comune di Vignone, sino a tutto l'abitato di Arizzano compreso. Poi abbiamo un discorso legato alle comunità energetiche, un aspetto molto importante sul recupero ecologico e ambientale del territorio, una nuova idea di fare energia da parte di tutti i cittadini, di fare e di sfruttare energia. Dobbiamo completare la nuova mensa, che è un progetto PNRR di cui vado molto orgoglioso, è in fase di completamento, contiamo di completarla, di finirla, di inaugurarla entro settembre di quest'anno per dar modo ai bambini della scuola primaria di poter avere un nuovo ambiente confortevole, moderno e sicuramente all'altezza dei nuovi standard nella scuola primaria dove parecchie risorse in questi ultimi 10 anni abbiamo investito. Più nel dettaglio, quali servizi per i cittadini? Allora, implementamento del sito, quindi l'app IO, che anche questa deriva da bandi PNRR, dove abbiamo ottenuto ben 60.000 euro sui nuovi software, quindi una vicinanza maggiore ai cittadini, anche attraverso applicazioni dal classico smartphone fino ad arrivare al comunicare, all'interagire col comune attraverso un'app o attraverso portali digitali, non dimenticando comunque il rapporto personale con i cittadini, quindi i nostri uffici sono sempre aperti tutti i giorni e sono a disposizione dei cittadini veramente per ogni tipo di esigenza, le più elementari e anche magari le più complicate.